sostegno soprattutto è in modo da far conoscere i prodotti a giro, fargli un po' da supporto, dargli una mano proprio operativa. E quindi da lì fu creato i primi due laboratori, uno in Piemonte, che era il Cappone di Morozzo, e l'altro in Toscana, i Fagioli Zolfino. Poi nel giro di un anno siamo arrivati a 100 presidi che hanno avuto la loro evoluzione principale al Salone del Gusto del 2000, dove sono stati presentati e quindi sono venuti alla ribalta e conosciuti dal grande pubblico proprio in quella prima occasione. Nel 2002 sono stati presentati i primi 17 presidi a livello internazionale, che avevano le stesse funzioni e caratteristiche di quelli italiani, con un valore aggiunto però superiore, che qui spesso, essendo paesi molto poveri, veniva non solo dato una mano nel presentare e ricercare questi prodotti, ma veniva dato una mano anche fattiva, quindi nel comprare la trebbiatrice piuttosto che una macchina che poteva servire per impastare, piuttosto che un'altra che poteva servire per lavorare la terra, quindi veniva dato un aiuto anche dal punto di vista igienico, perché proprio facendo riferimento alla bottarga che diceva prima Leonardo, veniva lavorata in condizioni igieniche veramente mostruose, quindi veniva appoggiata per terra, quindi è stato insegnato anche a come si lavora. Quindi l'evoluzione poi è andata avanti fino ad arrivare adesso attualmente a 180 presidi nella sua totalità. L'ultima cosa, c'è un contrassegno che non è quello della chiocciola, ma è un contrassegno che probabilmente da qualche parte verrà fuori, è una specie di mosaico circolare che viene messo a garanzia dei prodotti che hanno il riconoscimento del presidio, in modo che per tutti ci sia questa tutela di acquistare un prodotto che faccia parte dei presidi di Slow Food. Sul tavolo avete un foglio dove ci sono le caratteristiche tecniche, che è questo, grazie, dei prodotti, non ve li sto a dire io, ve li leggete, magari dopo, se avete piacere, dopo abbiamo già cominciato a mangiare, vi do qualche caratteristica soprattutto sul mallegato, perché fa parte di una famiglia in Toscana di salumi col sangue, dove ci sono il buristo, il biroldo, non so se conoscete tutti questi prodotti, e sono molto simili ma non sono uguali fra di loro, quindi ecco perché credo sia il caso magari di dare qualche spiegazione in